Ci può raccontare come nasce questa idea? Questa idea nasce dalla, da una trasferta fatta in Sudafrica dove eh, ho potuto riscontrare in prima persona una, degli eventi meteo importanti e ho potuto vedere eh, le persone andare a staccare le prese in giro per, per, per gli ambienti per scollegare computer e qualsiasi cosa. Ho domandato loro qual era il problema e na, alla fine è il risultato che eh, I fulmini sono particolarmente devastanti in tutte quante le zone del sud del mondo. Tornato a casa abbiamo iniziato con mio fratello a parlare del, del problema, ad analizzare quello che era la, la poss possibile soluzione eh, da affrontare, finché a un certo punto abbiamo fatto una squadra con eh, quattro persone, di cui uno è specializzato in software, uno in elettronica e io faccio sistemista, mio fratello. È la parte commerciale, per cui di analisi commerciale, e abbiamo realizzato il prodotto che è in grado di rilevare attraverso l'onda elettromagnetica l'avanzamento di un fronte temporalesco, salvando gli impianti e eh, dando la possibilità di fare prevenzione per salvaguardare vita umana e animale. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante: prevenzione. Prevenzione, perché poi ehm, la logica di questo eh, prodotto nasce proprio da un concetto di prevenzione, cioè lui anticipa quello che potrebbe essere il rischio di fulminazione, non, non, non è possibile fare un ragionamento legato a un evento che si propaga alla velocità della luce, non abbiamo attrezzature capaci di fronteggiare un istante così Ehm, violento, insomma, dato da energie così forti. Di conseguenza la prevenzione è quello che ci aiuta a ehm, difenderci in maniera totale da, ehm, diciamo, dai danni da un fulmine. Senta, La taratura più o meno? Si va dai eh, 35-40 km di lettura, eh, la misura viene fatta ogni chilometro, eh, è istantanea. Eh, Facciamo una selezione dei fulmini che ci danno l'idea del fronte temporalesco fino a arrivare ai 6 km di distanza che è la distanza di sicurezza. A 5 km eh, è già una distanza pericolosa perché il fulmine stesso può percorrere 5 km. Senta, so che è una start-up, nel senso che è appena partita, però comunque già c'è un buon viatico, si dice. No? Ma eh, C'è un altissimo interesse da parte di tutti, perché eh, specialmente in campo assicurativo, ad esempio ci arrivano informazioni dagli Stati Uniti, che si spende un miliardo di dollari all'anno di risarcimento danni da fulmini per danni eh, causati dai fulmini. Qui in Italia i dati sono ancora poco chiari, comunque le, le cifre sono comunque importanti perché abbiamo un sesto della popolazione eh, statunitense, per cui eh, sono diciamo, proporzionati. Eh, abbiamo eh, chiuso dei contratti di brokeraggio per eh, la parte eh, sud de, de, dell'America, per cui tutti i paesi latinoamericani e la parte sud del mondo in genere, per cui partendo dal Sudafrica. Australia e tutte quante le isole di contorno come New Zealand ed altre. Adesso sentiamo suo fratello, insomma, a livello commerciale come sta andando? Ho sentito bene, insomma? No? Beh, a livello commerciale siamo partiti, ehm, adesso stiamo cominciando a chiudere anche un po' di contratti qua in, in zona. E diciamo che insomma ci sono buone, buone, buone probabilità di successo eh. del prodotto. Sì, ti fa un po' sorridere, no? Che siano i paesi esteri a capire meglio questa cosa un po' dopo quelli vicini. Ma io penso che la cosa più importante anche a livello di un'azienda sia l'intuito. e Di conseguenza quando uno, uno ha un intuito eh, può fare molte cose. Ecco. Senta, cosa vuol dire oggi fare impresa? Ma fare oggi impresa vuol dire sapere adattarsi a qualsiasi situazione e riuscire a trovare delle soluzioni sempre nuove e sempre intelligenti. Possiamo dire che ormai il Fasin di Versoi è un'utopia, eh? Esatto bisognava anche fare squadra, quello se sì, no? Bene, per concludere voi siete nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro, no? Non... Eh, siamo eh, adiacenti alla zona industriale di San Giorgio di Nogaro, sì.